Le prime auto sono tornate a viaggiare dalle 14 almeno lungo la corsia di sorpasso in direzione nord all'interno della galleria Fiume Latte, lungo la statale 36 all'altezza di Bellano, danneggiata dopo il grave incidente di martedì mattina, quando un bus con a bordo 25 ragazzi ha preso fuoco. Solo grazie al coraggio dell'autista nessuno è rimasto ferito, ma le fiamme hanno distrutto cavi, segnaletica e parte dell'impianto elettrico in un lungo tratto della galleria, costringendo alla chiusura. Abbiamo lavorato fino a sera tardi e abbiamo ricominciato stamattina presto per mettere in sicurezza tutto. Ieri sera, dopo un vertice in prefettura, l'ordinanza che ha ripristinato la parziale circolazione verso nord, evitando il bypass con senso alternato sulle corsie in direzione sud, come ipotizzato inizialmente. Quindi in direzione sud il traffico sulla 36 sarà normale. Fino al 13 agosto sarà necessario, insomma, proseguire con i lavori di rifacimento, ecco, degli impianti tecnologici danneggiati, ma intanto però il traffico potrà scorrere lungo la corsia di sorpasso. La deviazione di auto e soprattutto di mezzi pesanti diretti in Valtellina sulla provinciale 72 da Abbadia Lariana a Bellano ha però provocato fino a stamane enormi disagi per i paesi rivieraschi che si affacciano sul ramo lecchese del lago di Como. Code interminabili e traffico in tilt, soprattutto ieri in un periodo come questo di spostamenti per le ferie estive.